Ragazzi, bentornati su Jedi Survivor. Siamo all'episodio 2 e dove eravamo rimasti. Ora vi spiego tutto. Intanto vi ricordo sempre di lasciare un bel like, non dimenticatelo per questa nuova serie che faremo insieme. Oggi altri due episodi, quindi il 2 e il 3, quindi preparatevi anche per dopo. Però ragazzi, allora, voglio assolutamente... Comunque andate nei post della community... Vi metterò sempre un avviso con gli orari, quindi cercherò sempre di avvisarvi, ok? Come ho fatto per Hogwarts Legacy e gli altri giochi, cercherò sempre di dirvi a che orari escono i giochi nel giorno stesso, comunque i video. Comunque ragazzi, allora, io direi di fare un ricapitolozzo, mentre qua vedo che... Ragazzi, si sta avvicinando da sola la telecamera? Comunque, ma che fa? Pazzito. Vabbè, raga... Allora, vi voglio far vedere una roba. Per prima cosa ho scoperto che cos'erano le pietre. Vi ricordate che l'avevo detto nel primo episodio? Vediamo che cavolo è sta roba. Ed effettivamente sono dei frammenti di priorite. Continua a esplorare la galassia per scoprire questo tesoro e chi lo trova prezioso. Probabilmente sarà merce di scambio o comunque ci servirà nei mercati. Altra cosa, possiamo fare un piccolo ricapitolozzo. Ho cambiato anche un po' i vestiti, vedete? Ho messo sia la maglietta, ragazzi, guardate. Si può cambiare la giacca davanti. Ma anche la maglia sotto, ok? E ovviamente i pantaloni. Mi sembrava carino così. Comunque vi stavo dicendo appunto, personaggi. Cal. Abbiamo, dopo aver vissuto per anni in fuga e combattendo l'impero, Cal Kestis è diventato un valoroso guerriero Jedi. Guida una banda di fuorilegge organizzata da So Guerrera, che abbiamo conosciuto nel primo capitolo, in un audace colpo per rubare informazioni militari a un senatore imperiale corrotto. Tutti sperano che le informazioni in possesso del senatore diano loro una possibilità di combattere contro la continua espansione dell'impero. Ok? Questo è il riassunto del primo episodio, dell'episodio di ieri. Tranquillissimi. Allora, vediamo un po' invece... Andatelo a recuperare se non avete visto l'episodio, eh? Invece volevo farvi vedere un'altra roba. Bod, pistolero che lavora in proprio e nemico dell'impero. Bod è il membro più recente dell'equipaggio di Cal. Rivela a Cal che in realtà combatte soltanto per dare una vita migliore a sua figlia Kata. Nuovo membro dell'equipaggio, eh? Quindi gli altri dove sono? Cal si stava anche pigliando bene con una certa ragazza. Vedremo se ritroviamo tutti i personaggi del primo episodio. Ora ragazzi, direi di andare avanti. Meditiamo. Non credo di averne uno. Infatti, punti abilità 0. E niente. Però volevo vedere un po'. Ah sì, perché avevamo usato delle... Ah ok, ho aumentato la salute massima. Ok, al prossimo voglio provare a vedere una roba. Tipo questo. La forza massima di Cal aumenta. Questo è buono, eh. Questo è buono, eh. Cioè, aumentare un po' la salute, aumentare un po' la forza, come step iniziali sono buoni. Poi vedremo il resto, perché anche la telecinesi, secondo me, se la busti al massimo, diventa una roba devastante, eh. Ma prima voglio aprire tutti gli altri alberi e capire effettivamente di cosa stiamo parlando. Questo, infatti, non... continua a progredire per sbloccare... Progredire nella storia, credo, eh. Comunque, raga, iniziamo che abbiamo già parlato troppo, andiamo direttamente in gioco perché ho una voglia matta di continuare e capire come finirà questo episodio, perché ragazzi, avevano fatto fuori in metà squadra i due gemelli e la ragazza, li avevano fatti fuori e non è stato bello, quindi dobbiamo vedere un attimino come Cal riesce a scappare da Coruscant, sempre se scappa da Coruscant. Siamo su Coruscant e stiamo cercando di scappare, vediamo un po' cosa cacchio succede. Vai Cal, partiamo! Raga, il like, eh? Supportate, scrivetemi nei commenti, parliamone. Ho provato la modalità qualità, ragazzi. Vi devo dire che è praticamente uguale identico. Cambiano un po' le luci del ray tracing, ma per il resto non è che graficamente questo faccia cagare, anzi. Allora, vediamo un po'. Ovviamente... No. Madonna, ma veramente devo fare tutto... Oh, cacchio. Quindi cosa fai? Ti attivi per esplodere stavolta? Oh! Fregato! Stavolta non ho fatto la cagata. Porca miseria, questa è proprio... Vediamo se... No! Oh raga, vi ho detto, stavolta non ho fatto la cagata. Qua volevo fare il lancio della spada per colpirlo a distanza e ho sbagliato, perfetto. Ok, scansioniamo.
Da lì non si passa. Forza, torneremo più tardi. Sei sicura? Le barriere energetiche che abbiamo visto. Ma che... Porterò la tua testa alla nona sorella. Ma che... Raga, quando è rosso non lo posso schivare. Devo stare più concentrato e imparare i tasti più che altro. L'hai preso dove sai? L'hai preso per caso? Non abbasserò la testa. Mamma mia, è difficile questa. E invece... Non oggi. Porca miseria, ragazzi. Che c'è qua dentro? Ma... Raga, ma se muovo la porta o sbaglio? Guardate che bello con i vestitini nuovi. Oh, ma quella porta mi fa cagare addosso. Andiamo qua. Sì, BD, sì. Ma che... Ma chi è? Devo liberarlo. No. Né con la forza. No, ok, allora andiamo. Oh, BD, sei chiuso. Ah, è... Bello. E allora? Ok. Di cosa parliamo? Forza massima aumentata, essenza della forza. Ma che figata. Dobbiamo trovare questi punti, ragazzi. Sarebbe magico. È qui da qualche parte. Lo troveremo. Stiamo pronti. Ciao, sono io. Allora, mantieni R1 e premi cerchio per confondere temporaneamente un nemico e fargli combattere i suoi alleati. Ah, ok. Uso la forza. Ok, proviamo. Combatti al mio fianco. Ma non c'è bisogno. Presto, tardi, sbaglio. Oh! Lo hai preso anche a me, però. Non ha senso. L'ho mancato, sul serio? Dubito che Sir si aspettasse che l'avrei usata così. Beh, ma oh. Che faccio? Non la uso sta spada? Ci sono soldati ovunque. Meglio stare attenti. Vediamo se qua c'è qualcosa. Qua niente, ragazzi. Oh, bella. Ma in che momento devo usarlo? Perché non so se è continuativa la cosa o lo devo usare verso la fine. Cioè, vedete? Ok, infatti, mi sembrava. Si appende proprio. Boom. Ciao, belli. E uno. E due. Ah no, stavolta però non ho fatto... Mamma mia. E purtroppo la devo usare così, Sir. La spada. Ok, anche di là. Qua si può scendere? Bella, zì. No, non me l'ha fatto. Qua non c'è niente. Oh, ciao. Sto perlustrando. Questo è bravo? Questo è bravo e fantastico. No. Sono troppi. Aia. Ma chi c'è pure di là? Oh, ma che scemo. Raga, qua è difficile. Ok. E poi. Mamma mia, ragazzi. Bello. Bello quando diventa un po' più difficile, dai. Almeno c'è più gameplay. Bam. Ho provato a fare una sorta di combo. Vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Ok, questo è andato. Oh! Nessuno è così veloce. Merda. Ok, ragazzi, piano piano si fa tutto, eh. Bisogna soltanto capire un po' i momenti, i nemici. Una volta che ti studi tutto, ce la puoi fare. Allora, lì sopra mi pare di aver visto un altro scudo energetico, quindi non credo di poter andare a prendermi di nuovo lì. Sono stufo di questo posto. Di già, siamo appena arrivati. Allora, vediamo. Ok, raga, vediamo un po' se riesco. Dai. Ok.
Un altro punto di meditazione? Non mi piace, però... Non mi interessa il fatto di poter ripristinare nemici, sinceramente. Quindi lo faccio volentieri. Tutto pronto. Non ho guardato, però. C'è un'abilità? No, non credo, eh. Perché c'è la barra lì in alto, in teoria, che me lo dice. Quindi punti abilità disponibili zero. Giustamente. Comunque, ragazzi, io ve le volevo dire due cose, comunque. Nel senso che mi piace l'idea, comunque, di farvi un attimo un... Non un recap, ma diciamo che comunque mi fa piacere parlarne, no? Mentre gioco. Quindi diciamo che dopo l'ordine 66 il piccolo Cal ha pensato solo alla vendetta, no? Lo sapete. Caspita, ragazzi, vi ricordate Anakin anche? Che Anakin è comunque stato uno dei... Cioè, caspita, la storia di Anakin è bruttissima, caspita. Poi ha ucciso dei bambini Jedi, cioè è una roba devastante. Anche nei film, no? C'è stato... Comunque abbiamo visto questa sorta di epurazione Jedi. Ciao. Sgamatissimo. Eccomi qua. Certo. Sono vivi. Cal! Finalmente. Serve un passaggio? Ho parlato troppo presto. Io penso all'inquisitore. Voi copritemi. D'accordo. Perfetta. Dobbiamo toglierla di mezzo. Grazie. No. No, Kestis! Perché la vedo malissimo. Oh! Ah sì? Mancato. Morte mi renderà una leggenda! No! Porca miseria! Non è facile, raga. Un attimo che... Fatto? Porca miseria, ma non ha... Quando la colpisco non ha un freno. Ah, ecco. Notevole. Ma dentro di te soffri molto, Kestis. Lo percepisco. Il tuo senso di colpa per quegli sciocchi che hai lasciato morire ti rende tanto, tanto prevedibile. Stai molto attento a quella che dici, nonna. Ti schiaccerò una volta per tutte. Mamma mia, riflessi d'oro, perché? No. Allora, un attimo. Cambiamo. No, basta. Porca miseria. Ok, ho cambiato lo stile spada, ragazzi. No. Fischia però, avevo preso la doppia spada. Ok, ora sì. Ok, doppia spada. Hai deluso i tuoi amici. Davvero l'ho mancata? Che range che ha, però. Mancato. Hai già finito? O devo provare a fare un parry perché... Mamma mia, oh, ma sei tosta, eh? Ma basta con sta storia, hai rotto le va!
Oh, la manco sempre. Hai paura di soffrire? E i tuoi amici sono tutti morti, Kestis? E anche tu tra poco. Ma... cosa stai aspettando? Devo capire se questa cosa qui... Oh! Non questa volta! Oh, bella sta schivata, eh? Non te l'aspettavi? Aia! Oh, no, no. Eccola lì, porca mia. Capito, eh? Amico, non sai quanto ho aspettato. Cioè, non l'ho. Non sono riuscito a fermarla. Bella, piccolo ratto. Mamma mia. Avvicinati, Kesti. Ne vuoi ancora? Ti staccherò gli arsi uno dopo l'altro. Mi piacerebbe provare un Perry, ma non mi fido. Stile a due spade ottenuto. Ora Cal può usare lo stile a due spade in battaglia. Lo stile a due spade permette attacchi rapidi e una parata della forza potenziabile, ma offre meno capacità di blocco totale. Credi forse di impressionarmi? No. Sei troppo lento. Basta! Caspita, non ci voleva questa. Sì? Ah, stavolta? Che caspita, come ha fatto a schivarle tutte? Con le due spade equipaggiate mantieni premuto triangolo per parare automaticamente gran parte degli attacchi, inclusi i proiettili. Richiede forza. Bene. Devi morire, ratto di bracca! Masana! Eri un cavaliere Jedi, prima di tradire il nostro ordine. Il tuo nome era Masana Tain. Sarò io a liberarti. Mazza. Sì. Sto bene. Siamo partiti così e così, ragazzi, eh. C'è qualcosa di strano in Cal, molto aggressivo, e mi sta portando un po' a pensare che tipo sembri quasi un Anakin in crescendo, diciamo. Cioè, non vorrei che... c'è qualcosa che potrebbe portarlo a... all'odio. E non è bello. Allora, comunque, adesso abbiamo... appunto lo stile, io direi di continuare con la doppia perché mi piace un botto. E poi abbiamo la possibilità comunque adesso di fare due spade, ok? Però io per adesso rimango così. Mi piace, così. Peccato, ragazzi. Però gli ha tagliato la testa, cioè... è una roba non da calcio, non lo so. Però vedremo. Vedremo come si evolve la cosa. Ok, siamo qui e quindi cosa vuoi?
Vediamo un po'. Allora, qui. Vai BD, fai il tuo lavoro. Perfetto. Grazie BD. Sì, ma cosa è cambiato? Non posso fare nulla. Come c'era? Ah, qua. Vaffanbro. Stavo scavalcando. E quindi ragazzi, cioè, mi puzza tantissimo questa cosa. Non lo so. Non lo so. Oh. Devo concentrarmi. Questo è buono, perché riesco effettivamente a potenziare il nostro calo un pochino, perché andiamo a vedere appunto nelle abilità. Allora, forza, avevamo detto di metterne di più, giusto? Ok. Vediamo un po'. Dov'è che era? Questo. La forza massima di calo aumenta. Ok, io direi che il primo step lo abbiamo fatto, cioè abbiamo aumentato un po' la salute e un po' la forza massima. O da adesso in poi dobbiamo magari aumentare altra roba, cioè proprio sbloccare altre cose, che ne so, tipo attrazione irresistibile, premi L2 R2 per attirare gruppi di nemici, oppure magari mente compromessa, aumenta il tempo in cui i nemici mentre sono confusi attaccano altri nemici, anche questo è molto bello. Quindi ce n'è di roba da fare, anche le mosse con la spada sarebbe bello sbloccarle tutte. Poi dipende, perché qui vedete, doppia lama è quella che sto usando io in questo momento, che mi piace molto, e poi c'è anche due spade, quindi tanta roba. Vedo che ci sono altri stili però. Due? Interessante. Andiamo a vedere un pochino se adesso... Ah no, aspettate che mi riposo. Possiamo perché... andare, amico. Aspettate che mi riposo, ragazzi, e poi ripartiamo insieme. Allora, riposa e andiamo. Wow, veramente, cioè, robe. Questa porta non credo si possa aprire. Ok, andiamo giù. Niente di strano, eh? Per ora. Dove va? Ma che fa? Beh, ragazzi, alla fine si può sbloccare un bel po' di roba. Proprio se volete informazioni, Bolt, vi spiega. Bravo, siete lì? Torniamo alla Mantis. Se gli altri ce l'hanno fatta, li troveremo all'hangar. Altrimenti... Stavo dicendo, probabilmente è venuto fuori appunto la spiegazione di quel droide. Che tipo di droide è, eccetera. Però appunto se uno si vuole leggere, ragazzi, nel menu opzioni c'è di tutto. Ma è quella la Mantis, no? Ragazzi, a vederla da qua mi sembra proprio la Mantis, quella in fondo. Vediamo se riesco a raggiungerla. E quindi ci potrebbero... Oh, ma sono già ricercato. Merda! Stavo guardando il cartello del ricercato. Oh! Ma si è... Scusatemi. Ma davvero quello si è fatto saltare da solo? Cioè, scusate, quello si è fatto saltare in aria da solo? Ok. Va bene. Non è bella la situazione qua, vero ragazzi? La vedo malissimo. Ma facciamolo. Ok, qua non c'è nulla da prendere, no? Ok, facciamolo. Ma perché? Wow. No, non si spara così, ragazzi. Non riesco a colpirlo. Il dolore non mi fermerà. Ma guarda, non ne avevo dubbi. Morirai qui. Che bravo. Bravo. Sei bravissimo. Ora devo soltanto capire, ok. Ti è piaciuto questo? Questa serie di combettine? Aia! Infamous! Ancora più veloce! Ora basta! Ok, BD. Osservatorio di controllo del traffico aereo. Buono. Forse ora possiamo partire.
questo? Sta a vedere che... infatti. Ok. Ho tutto questo per arrivare alla Mantis, cioè... Caspita, ma non c'erano due scale? Oh oh. Eh già. Mamma, ma perché? L'hangar è vicino. Ok, sto solo guardando se c'è qualche collezionabile, ragazzi, o qualcosa di particolare. Non credo. Ok. Non penso proprio di dovermi buttare. Qua non c'è nulla. Ok. Non lo faccio al 100%, ovviamente. Però se nelle zone qua adiacenti, appunto, c'è qualcosa, guardo volentieri. Abbiamo un futuro come prospettori, Bibi? E infatti, altro frammento. Così random, eh? Non si vedeva nemmeno bene. E invece l'ho trovato. Dai che ci siamo quasi. Bod. Voi due siete vivi. Grazie a questo pazzo figlio di un Gandark. Sei ferito. Me la caverò. Che fine ha fatto l'Inquisitore? Morta. Ma Gaps... e i gemelli? Io dovevo... Conoscevano i possibili rischi. Saliamo e trasmettiamo le informazioni a Saw Gerrera. Così onoriamo i caduti. Hai ragione. Sì. BD, chiama le navi. Non è l'accoglienza che mi aspettavo. Bravo. Sei in posizione? Affermativo. Bene. Io attiro il fuoco. Colpisci quando sono distratti. È ora di vendicarsi. Ci si vede, rottamatore. Ragazzi, questa sarà una bella sfida per questo episodio. Ci sono squadroni che proteggono la Mantis e quindi non possiamo raggiungerla facilmente. Vediamo un po' che cosa succede. Sono abbastanza curioso per questa cosa. Questa non si apre, ok. Vediamo un po'. Vado in posizione. Pieno di gente. Copro io. Forza. Punto, ovviamente. Caspita di un pelo, eh? Guardate lì. Potevo avere un altro punto abilità, però riposiamo così almeno siamo tranquilloni e possiamo affrontare questa parte che mi sa che sarà un po' tosta. Buongiorno a tutti, eh. Preparati a combattere. Bravo. Salve, salve, salve. Ah, ma ci aiutano dall'alto, raga. Oh, forza lì. Come ci riesco? Attacco il nemico. Ah, fregato. Ben fatto, bravo. Mi piace un botto. Ecco. Stavo per dire proprio questo, che mi piace questa cosa. Così. Ma chi è che spara? Ah, c'è il cecchino lì sopra che ci aiuta. Fantastico, boom. Tutte gliele riba... No. Caspita. Ah, lo sapevo. Questa gliel'ho ribaltata tutta però, ragazzi. Gliel'ho rimandata indietro con una grinta estrema. Ok, dai, ci siamo. Salve. Ma quei due lì, merda. Ok. Ciao a tutti. Quello lì sopra fatto dal cecchino, andiamo. Via libera. No. Fregato. Kestis, ce la fai a combattere ancora? Ma sei scemo, cioè. Aia. Questa non ti piacerà. Comunque gli spezzi la guardia con un... una parata perfetta, guardate. Cioè, distrutto, eh. Le parate perfette sono devastanti. Tante volte è meglio parare piuttosto che scappare, ragazzi, eh. Ovvio che è più pericoloso, magari ti preoccupa un po' di più parare, però se pari nel momento giusto è roba assurda, eh. Fatemi vedere se c'è qualcosa in giro, ma non vedo, quindi possiamo andare avanti. Z95. Bene. Quello è tutto tuo, Bud.
Prevedevo un'uscita rocambolesca. Allora ci vediamo lassù. Pronto? Oh, niente male come primo appuntamento, ma non sono stato pagato. Un localizzatore. L'altro ce l'ho sulla Mantis. Quando è tutto tranquillo, vieni a cercarmi. Salderemo. Sì, mi fido di te. Hai visto i dati? C'è ancora molto da fare. Non è andata male, eh, BD? Bod. Che la forza sia con te. Sai combattere, Cal. Vediamo se sai pilotare. Quindi non viene con noi, cioè non fa proprio parte dell'equipaggio. Ma gli altri dove sono? Come andiamo, BD? Ah. In ogni caso, dovrà aspettare finché non saremo al sicuro. Figata. Niente traffico, il portale deve essere in manutenzione. In superficie, vai alla velocità della luce. Dobbiamo rischiare, ci siamo trattenuti fin troppo. Che figata è? Abbiamo compagnia. Al mio segnale frena e siamo dietro. Ricevuto, bravo. Ottimo lavoro, gente. Spero fosse l'ultimo. Non amo i lunghi addii. Eccone altri. Mi separo. Ne attiro un po'. Grazie, Bob. Buona fortuna. Anche a te. Alla prossima. Non li semino! Resisti! Bella mossa. L'ho imparata da te. Ecco l'uscita. Ci siamo quasi. Altri in arrivo dalla superficie. È dietro di noi. Siamo in trappola. Tutti perduti. Siamo quasi. Bravo! Non ci voleva. Troppe perdite, comunque. Abbiamo incassato qualche colpo. Puoi avviare una diagnostica mentre trasmetto i dati? Ma gli altri non ci sono. Magari c'è una base. Fatto. Spero siano informazioni utili. Ce l'abbiamo fatta. Ehi, BD, ehi, state girando un loro film. Ehi. Ah, fammi fare bella figura, ok? Ma è grigio. Ho preso il mio lato migliore. Ah. Giù le zampe dal mio tavolo, ragazzo. Beh, è come speravamo. Questo libro è una copia dall'archivio Jedi. Fantastico, Sir. Peccato non aver impedito all'impero di prendersi il resto. Pazienza. La guerra sarà ancora lunga. E non basteremo noi. Eccola.
La galassia è grande, droide. E io ne ho vista solo una piccola parte. Ma un giorno ritornerò su Dathomir e racconterò alle mie sorelle assopite ciò che ho imparato. Tu non sei invitato. Ma perché? Ragazzi, ci deve essere una storia tra Merrin e Cal, comunque. Sai, non mi capita spesso di riesumare una vecchia ricetta di famiglia. Beh, che ne pensi? Merrin! È buono. Ci vorrebbe un po' di sale. Troppo sale fa male alla salute. È una bontà, Gris. Pagherei dei crediti per questo. Ah, sì? Ehi! Non sarò certo io a fermarti, Cal. Ehi, anche voi sentite odore di bruciato? Oh! Ma che cazzo? Che roba. Ma chissà dove sono gli altri. Il giroscopio è in avaria. Quello ci serve. Qualche porto vicino che non riscuoterebbe la nostra taglia? Certo. Lo cercano tutti. Cerca il sistema di Kobo. Kobo, figata. Allora è lì che ti sei stabilito. Nel bel mezzo del nulla. Perfetto per far perdere le tracce. Se qualcuno sa come riparare la Mantis, quello è Gris Drytus. Pensi che ce la faremo? Ma quindi si sono separati tutti, ragazzi? Dovremmo mettere a posto prima di andare da Gris. Sai come la pensa sul disordine. Si sono separati tutti, adesso si va a Kobo da Gris, ma quindi... Guardate che figata, a me è sempre piaciuto questa parte della Mantis, anche nel primo episodio, non di questa serie, proprio nel primo capitolo di Jedi Fallen Order mi piaceva tantissimo. Però sono tutti separati, cioè lui è a Kobo da solo, non è che ci sono anche Merrin e Seer, cioè ognuno è andato per i cacchi suoi. E qui? Vediamo un po'. Oh! Parti per modificare completamente BD. Banchi da lavoro sbloccati. Ora è possibile personalizzare le spade laser e BD1 nei banchi da lavoro che troverai nel gioco. Ora puoi cambiare il colore della lama della spada laser e vai. Puoi anche cambiare componenti, materiali e condizioni di usura della spada laser. Nel gioco saranno disponibili opzioni di personalizzazione aggiuntive per le spade. E poi ovviamente, come dicevamo, personalizzare BD e vai. Riportiamo questa cosa al banco da lavoro. Figata, il banco di lavoro era sul retro, se non mi sbaglio. Se è rimasto tutto come prima, sembrerebbe di sì, ok, perfetto. Wow. E questo? Guardate, la consumazione dei metalli, guardate, antico, usurato, consumato, figata ragazzi, figata. Non vedo l'ora di poter personalizzare ti veramente... Ti piace il nuovo aspetto? Tutto quanto, anche la spada laser, non vedo l'ora, anche perché abbiamo trovato delle robe, pazienza, vedete, questa è quella lì del maestro di Cal, mentre questa qua è appunto pazienza, quindi è una praticamente è un emettitore diverso. Per quanto riguarda l'interruttore, c'è anche questo qua, ok, impugnatura, l'impugnatura non ne ho trovate, e anche questo, guardate che figata ragazzi, possono fare un botto di cose. Pazienza. E pensate quanti stili possiamo trovare ancora. Cioè, assurdo. La lama, come al solito, io... O questa... O questa qua è figa. Vediamo un po' anche azzurro, non è brutto. Tendo a usare questa per ora. Anteprima? Fighissima. Dai. Ok, questo ragazzi. Questo è pronto all'uso. Eccola qui. Ci siamo quasi. Andiamo in cabina. Perfetto, raga. Non
Posso? Sì, posso. Ok, interagisci. Perfetto, ragazzi. Io credo che a questo punto, facendo la meditazione, sono riuscito a salvare la partita. E per questo episodio è tutto. Lo scontro con la nonna sorella è stato veramente fighissimo. E direi proprio che l'episodio si incentra in questo scontro. Cioè, la fine della nonna sorella, che ci aveva dato parecchi fastidi anche nel primo episodio, nel primo capitolo. Però... bello il gioco. Bello, mi sta piacendo, non vedo l'ora di portarvi l'episodio 3, perché dovremo andare da Grease, ma soprattutto capire finalmente che fine hanno fatto gli altri. Sir, Merrin, che cacchio di fine hanno fatto? Figo capirlo da adesso in poi. Quindi, raga, campanella, attivate la campanella delle notifiche, iscrivetevi per non perdervi il terzo episodio che esce sempre oggi, più tardi. Non vi preoccupate, esce oggi. Alla prossima, ragazzi. Grazie a tutti per tutto il supporto, per i like, per i commenti. Non dimenticate mai di commentare, per i bellissimi commenti. Grazie a tutti, raga. Ci vediamo. Terzo episodio. E andiamo a scoprire che fine hanno fatto gli altri. A presto. Ma dove cacchio sono andati? Si sono separati.